Buongiorno, benvenuti al webinar di oggi che prosegue il ciclo La semplificazione amministrativa e il futuro dello snellimento dei processi delle pubbliche amministrazioni, organizzato nell'ambito del progetto PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, nell'ambito del progetto Delivery Unit Nazionale gestito dal Formez PA per conto del Dipartimento della Funzione Pubblica. Il webinar di oggi, condotto dal dottor Giancarlo Sorrentino, approfondirà la nuova disciplina degli affidamenti sotto soglia introdotta dal decreto legislativo numero 36 del 31 marzo 2023, con particolare attenzione e riferimento all'affidamento diretto. Bene, lascio la parola a dottoressa Claudia Elardi, responsabile del progetto Delivery Unit Nazionale. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie dottoressa Sorbino e benvenuti in questa giornata in cui parliamo nuovamente della gestione delle procedure sotto soglia, in particolare nel nuovo codice dei contratti, quindi alla luce delle modifiche che sono intervenute. E il focus di oggi sarà diretto al riferito all'affidamento diretto. E quindi ci sembrava il tema principale per quanto riguarda la semplificazione dei procedimenti amministrativi e ci sembrava un tema molto caldo perché abbiamo ovviamente voluto organizzare questo secondo evento anche a seguito delle vostre richieste e segnalazioni e perché è sicuramente uno dei temi principali anche rispetto al PNRR che si sta ovviamente portando avanti da parte di tutte le pubbliche amministrazioni. Vedo che oggi siete numerosissimi, che continuate a entrare e io non voglio rubare altro tempo al docente, al dottor Sorrentino, che saprà illustrare ottimamente questo tema e approfondire le vostre domande anche successivamente al webinar nel caso non ci fosse del tempo sufficiente. Lascio la parola al dottor Sorrentino e ringrazio tutti i partecipanti. Arrivederci, buon webinar. Allora, buongiorno a tutti, grazie dottoressa. Partiamo subito. Come sapete il tempo è abbastanza limitato, l'argomento è anche complesso. Cercare chiaramente di bilanciare, di equilibrare questi due elementi, l'unico modo è quello di schematizzare il più possibile le novità del codice e scaricare le slide poi chiaramente secondo le modalità previste dal progetto, in quanto rappresentano di fatto un vademecum per il RUP sull'intera procedura di affidamento. A monte del codice, come sapete, abbiamo la legge delega la 78/2022 e tra i principi caratterizzanti chiaramente l'argomento di oggi c'è la semplificazione e l'accelerazione delle procedure sotto soglia e in particolare dell'affidamento diretto. È chiaro che per poter apprezzare fino in fondo il livello di semplificazione voluto dal legislatore, in particolare dalla commissione speciale che ha predisposto la bozza e poi le modifiche, il testo definitivo approvato dal governo, ecco che la prima slide si presenta già come una mappa concettuale di quali sono i principali istituti, il percorso che il responsabile unico di progetto, la nuova sigla RUP, deve tenere ben presente. E si parte chiaramente a sinistra con il provvedimento di indizione, un percorso che almeno a livello di slide sembra molto regolare, dal lancio della procedura fino all'aggiudicazione, per poi arrivare, come vedete, al contratto. In ogni fase, in ogni passaggio, ogni attività, la slide chiaramente dà delle indicazioni, dà il riferimento ai principali articoli che la stazione appaltante chiaramente deve vedere come parapetto, come guardarail nella propria attività. Rispettare quei determinati parametri vuol dire sicuramente garantire il risultato, articolo 1 chiaramente del codice, quindi raggiungere la prestazione, l'esecuzione della fornitura dei lavori. Non a caso l'enfasi maggiore viene data al provvedimento di indizione, vedete, primo atto con cui parte la procedura di gara, che ha un contenuto ben preciso. Nella slide sono riportati chiaramente gli elementi caratterizzanti, quindi la descrizione di ciò che vogliamo, in base a che cosa? In base alla programmazione che è stata fatta all'ente. Abbiamo la stima dell'importo dell'affidamento,
l'obbligo per la stazione appaltante di motivare un'eventuale assenza di divisione in lotti, la scelta da parte del RUP tra le varie procedure e anche tra i vari criteri, secondo chiaramente i nuovi vincoli imposti dal codice dei contratti, e così quali sono poi i requisiti di ingresso, ovvero la criteri per la selezione delle offerte, approvare gli atti di gara e, attenzione, vi ho segnalato che come linea di continuità rispetto al codice precedente abbiamo la conferma dell'inversione procedimentale, senza a questo punto però limiti temporali. L'attuale sistema, quindi il 50, con successive modifiche e integrazioni, prevede l'inversione procedimentale fino al 30 giugno. Invece, con il nuovo codice diventa un istituto ordinario, a condizione però che possa essere utilizzato per le procedure aperte, cioè quelle ordinarie, e non invece quelle negoziate a affidamento diretto. Altro aspetto non secondario in tutta l'azione amministrativa, quindi in tutti i provvedimenti, è buona norma sempre fare un passaggio, un richiamo all'assenza di conflitti di interessi. Nel provvedimento di indizione, chiaramente, ci sono tanti altri aspetti che vedremo nel corso delle slide, non da ultimo il rispetto della cosiddetta spending review. Lanciata la procedura, la stazione appaltante dovrà gestire chiaramente anche eventuali quesiti dovessero pervenire da parte degli operatori economici. Se c'è sopralluogo, chiaramente consentire un'ordinata gestione anche della visita dei luoghi. E poi incominciamo con le fasi: la fase di ammissione, offerte tecniche, offerte economiche, è rappresentato ovviamente lo schema di una gara, quella più complessa. C'è una procedura che prevede sia la busta A sulla busta B e la busta C, ed è una simulazione di procedura di gara, chiaramente col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Per ciascuna delle tre fasi, cioè busta mini A, busta B e busta C, tecnicamente, così di solito questa è l'identificazione della fase. La slide vi riporta, come vedete, quali sono gli articoli principali che vanno a caratterizzare quella fase. Avremo modo di approfondire in particolare il tema delle commissioni giudicatrici, il tema della separazione dei costi della manodopera e man mano proseguendo vedremo poi anche la fase della proposta, la graduatoria e la proposta di aggiudicazione e come grande novità rispetto al vecchio codice l'attività dei controlli, cioè secondo il nuovo codice. La stazione appaltante, una volta individuata la graduatoria e quindi presentata, formulata la proposta di aggiudicazione, non può procedere ad adottare tempestivamente il provvedimento di aggiudicazione, ma viene innestata in termini obbligatori una fase molto delicata che è quella della verifica dei requisiti di partecipazione. Verifica che a regime del nuovo codice dovrebbe essere fatto con dei semplici clic di mouse nell'ambito del modulo dell'ANAC, il FVOE, il fascicolo virtuale operatore economico. Ma è chiaro che chi lavora già nella pubblica amministrazione sa che solo parzialmente è così, solo parte dei controlli che attualmente gestiamo con l'articolo 80-83, ovvero 94, 95 e seguenti fino al 100 del nuovo codice, possono essere gestiti tramite il FVOE. Molti purtroppo, veri molte verifiche devono essere fatti fuori al sistema telematico, al sistema, alla piattaforma ANAC. Quindi il provvedimento di aggiudicazione viene adottato una volta verificati i requisiti e quindi è un provvedimento già efficace. Una volta che abbiamo il provvedimento di aggiudicazione, ecco che a salire abbiamo una tempistica entro cui deve essere stipulato il contratto, la possibilità dell'esecuzione anticipata, lo standstill, cioè il periodo che occorre attendere una volta effettuata la comunicazione per poter poi stipulare il contratto, e poi abbiamo l'istituto dell'accesso agli atti. Una panoramica ovviamente di tutte le attività,
ma che come vedremo non sono tutte immediatamente operative. Altro aspetto ancora che dobbiamo considerare e che approfondiremo è che le attività, cioè dal lancio della procedura fino al provvedimento di aggiudicazione, ha una tempistica contingentata. Un aspetto, a dire la verità, che abbiamo già imparato a conoscere con il decreto legge 76-2020 e successive modifiche. Un legislatore già con la decretazione emergenziale ha imposto forzatamente un'accelerazione dei procedimenti di gara, stabilendo per tipologia di procedura una tempistica. Nel nuovo codice la norma di riferimento è l'articolo 17 e in particolare vi è poi un rinvio all'allegato 1.3. Se abbiamo detto che questo è il panorama di tutti principali, ovviamente le caratteristiche principali di una procedura di gara, andiamo a vedere però di fatto del codice nuovo qual è la tempistica di realizzazione di efficacia delle nuove disposizioni. La norma di riferimento è l'articolo 229, il quale cosa prevede? Che l'entrata in vigore del nuovo codice è fissata, come sapete, al 1° aprile, ma c'è un periodo cuscinetto, ovvero un periodo di 3 mesi durante il quale le stazioni appaltanti dovrebbero familiarizzare chiaramente con il nuovo testo e che entrerebbe in vigore il 1° luglio. A questa regola di base, però, dobbiamo tenere presente altre disposizioni, in particolare l'articolo 225, disposizioni transitorie di coordinamento, e l'articolo 226, attraverso il quale il nuovo legislatore abroga alcune norme, ma detta anche delle disposizioni finali, nel senso le procedure che nel frattempo sono partite entro il 30 giugno, che fine fanno? Quindi abbiamo una data di entrata in vigore, 1° aprile, una data di efficacia che potremmo definire parziale, 1° luglio 2023, e una data invece di efficacia completa, quindi di tutte le disposizioni, al 1° gennaio 2024. Una tempistica che sembra abbastanza soft, ma vi posso garantire invece è sicuramente molto più complessa, molto più impegnativa. Articolo 226. Il legislatore chiaramente si è preoccupato di disciplinare in maniera puntuale alcune fattispecie, in particolare quelle procedure che vengono avviate entro il 30 giugno 2023. Abbiamo detto che fino al 30 giugno abbiamo una disciplina cuscinetto, quindi le procedure. Pensiamo a una trattativa MEPA, un RDO MEPA o di un'altra piattaforma che vengono lanciate entro il 30 giugno, è chiaro che continuano ad essere disciplinate sempre dal vecchio codice, cioè dalla disciplina attuale e non dal nuovo. La lettera A invece si riferisce, come ben sapete, alle pubblicazioni dei bandi. Il bando pubblicato entro il 30 giugno e esce quindi con la normativa del decreto 50-2016 e la decretazione emergenziale e continua a mantenere questa disciplina. È anche vero però, vedete, che il legislatore non fornisce, forse al pari di quanto è avvenuto con il 50-2016, quando ha abrogato il codice 163, a spiegare, a esplicitare il concetto di pubblicazione di un bando. È chiaro che se andiamo a vedere gli articoli 72 e 73, ma anche 29 del codice 50, abbiamo un sistema abbastanza eterogeneo e variegato di pubblicazioni di un bando. Quindi dovremmo considerare applicabile ancora la disciplina del 50-2016 se ho pubblicato il bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. O invece è sufficiente aver fatto il click del bando sovrasoglia all'Unione Europea? O deve essere fatto il click e deve essere pubblicato? O
O perché non potrebbe bastare la semplice pubblicazione del bando sul mio sito, profilo di committenza o su una piattaforma telematica di negoziazione? Certo, qui il legislatore avrebbe potuto, nulla dice purtroppo la relazione, per approfondire questo aspetto. Sicuramente facendo uno sguardo a 10 anni fa, cioè quando il codice dell'ISE fu poi sostituito dal codice 50, si registrano diverse posizioni che vi ho riportato in basso alla slide. Lo stesso Consiglio di Stato a volte ha ritenuto necessaria la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, la GURI. In un altro contesto, in un altro ricorso, invece ha ritenuto sufficiente il semplice click del bando alla Gazzetta Europea sul SIMAP. Sicuramente molto più soft, molto più programmatico è il parere, il comunicato da parte a firma del MIT e dell'ANAC, è sufficiente una delle pubblicazioni obbligatorie previste per legge. Ci auguriamo quindi che a breve, prima chiaramente della scadenza del 30 giugno, a livello ministeriale ci sia una precisa indicazione che possa chiaramente illuminare le scelte da parte del responsabile unico di progetto. Altro aspetto ancora, articolo 225. Il legislatore nel nuovo codice si è reso conto chiaramente che ci sono dei passaggi, delle attività complesse a carico della stazione appaltante, in particolare in merito alla digitalizzazione, alla trasparenza, al diritto di accesso, ed ecco che ha previsto quindi un avvio ritardato di alcune parti del codice nuovo. In particolare, vedete la slide, chiaramente fa una sintesi, un estratto delle principali passaggi dell'articolo 225. A cosa mi riferisco? Vedete, il codice 50 2016 continua, quindi al di là di quello che abbiamo detto prima, per le procedure indette entro il 30 giugno, ma anche per le procedure indette dopo il 30 giugno, quindi dal 1 luglio, continuano ad applicarsi alcune disposizioni del codice 50-2016, anche se l'indizione della procedura di gara avviene ai sensi del nuovo codice 36-2023. Quali sono le norme che dobbiamo subito tenere a mente? La parte delle pubblicazioni, vedete articoli 70, 72, 73, si riferisce a che cosa? Alla modalità di pubblicazione delle procedure del codice 50. Quindi, anche se la gara sarà col nuovo codice, dovrò mantenere la pubblicazione precedente. E poi, un po' più complesso questo passaggio, limitatamente ad alcune attività, cioè la programmazione, la progettazione, la trasmissione dei documenti, l'accesso, vedete man mano il documento di gara unico europeo, ci sono delle norme del nuovo codice che non trovano applicazione perché manca l'infrastruttura proprio telematica, ed ecco che anche per questi aspetti continuano ad avere validità le disposizioni del codice 50-2016. Pensiamo ad esempio alle digitalizzazioni con il decreto di attuazione, il decreto Brunetta, il DPCM 148-2021, oppure in materia di accesso, lo stesso. Nel nuovo codice è prevista una gestione del diritto di accesso completamente telematica e devo dire innovativa, se pensiamo una per tutte, ad esempio, che le offerte dei primi 5 operatori economici devono essere tra loro scambievolmente consegnate, quindi resi accessibili al sistema. Abbiamo altra disposizione che continua a valere fino al 31 dicembre 2023, il decreto MIT chiaramente relativo alle pubblicazioni e anche tutta la disciplina sulla pubblicazione dei bandi, degli avvisi e degli esiti sul servizio contratti pubblici. Relativamente poi agli affidamenti finanziati in tutto e in parte con PNR e PNC, anche qui la disciplina del 77 e dei provvedimenti di attuazione, lo stesso non hanno nessun blocco al 30 giugno, ma continuano ad essere applicati.
parlare di appalti sotto soglia e chiaramente la prima domanda è: ma le soglie sono cambiate? No, il riferimento, vedete, ve li ho messi a confronto, articolo 35 del codice 50, articolo 14 del 36-2023. I riferimenti, le soglie comunitarie sono rimaste identiche. 5.382, 140, 215, 750, ordinari, più in basso, settori speciali. Una particolarità che possiamo dire testuale, linguistica, è che mentre il codice 50 richiama all'articolo 35 dei propri allegati, nelle operazioni invece di snellimento del nuovo codice, alcuni rinvii sono fatti direttamente agli allegati della direttiva europea. Sembrerebbe effettivamente una falsa dieta dimagrante per il testo, però di fatto in questo modo il nuovo codice risulta decisamente ridotto. Andiamo ancora più avanti. Dove si colloca una procedura sotto soglia? A livello di struttura, come vedete, il codice all'interno del libro secondo dedicato all'appalto, il primo libro invece è dedicato, come sapete, ai principi, è dedicata alla programmazione, progettazione, è indicata al RUP, alle fasi. E poi abbiamo il parte prima che è dedicata proprio ai contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie. In particolare, questa volta il legislatore ha preferito individuare una sezione all'interno della quale collocare tutte le disposizioni relative agli appalti sotto soglia, dall'articolo 48 fino all'articolo 55. Quali sono le procedure sotto soglia? La norma di riferimento che elenca e individua chiaramente le procedure sotto soglia è rappresentato dall'articolo 50. In particolare, vedete, 5 sono le ipotesi: affidamento diretto per lavori, lettera A, e con indicazione dell'importo infra 150.000. Abbiamo l'affidamento diretto servizi e forniture, lettera B, infra 140.000. Abbiamo la procedura negoziata, aggiungerei semplificata per i lavori, da 150.000 infra 1 milione, la D, procedura negoziata semplificata per lavori da 1 milione fino alla soglia comunitaria, e poi abbiamo la procedura negoziata senza bando semplificata per servizi e forniture da 140.000 infra soglia comunitaria. Anche in questo caso dobbiamo fare però attenzione all'elencazione, quindi alla lettera che utilizziamo. Avevamo già una struttura nell'articolo 36,2, abbiamo dovuto imparare una nuova impostazione con l'articolo 1,2 del DL 76-2020. Adesso dobbiamo fare attenzione, man mano che richiamiamo le varie ipotesi, A, B, C, D, E, a tenere distinti quindi i lavori dai servizi. Quindi abbiamo un affidamento lavori lettera A, affidamento diretto servizi lettera B, e le procedure negoziate differenziate, vedete, per lavori in base alle due fasce e servizi invece un'unica fascia. Vedete, ho riportato in questa slide in modo che schematicamente potete subito ricordare. In azzurrino abbiamo i riferimenti, la disciplina per i lavori, mentre con rosso invece l'affidamento diretto e la procedura negoziata semplificata per forniture e servizi. Nelle slide che adesso vedremo, ho voluto rappresentare i diversi momenti, quindi l'andamento normativo per la disciplina dei lavori, delle forniture e servizi di ingegneria. Non ovviamente per un amore per la storia o per l'analisi storica della norma, ma soprattutto perché dovete tenere presente che se oggi vi capita di leggere una sentenza, è chiaro che prima di poter applicare il contenuto della massima di questa pronuncia, è buona norma sempre tenere due aspetti bene in mente. Il primo, fondamentale, quando non va vista, non va applicata in base alla data in cui viene pronunciata la sentenza, ma occorre vedere la normativa che
doveva essere applicata quando il bando è stato pubblicato, quindi è quella normativa che il giudice va ad applicare. Seconda cosa che sicuramente avete notato nella vostra esperienza lavorativa, prima di applicare una massima, vedete se la controparte nel processo, controparte pubblica, quindi sto parlando della stazione appaltante coinvolta nel processo, fa parte della vostra tipologia di stazioni appaltante, perché il legislatore, nell'ambito della disciplina sulla spending review, ha previsto, come sapete, differenti discipline, disposizioni. Quindi abbiamo un codice dei contratti iniziale, dove per i lavori avevamo una fascia di affidamento diretto infra 40, abbiamo una fascia centrale suddivisa in tre blocchi per diciamo, un affidamento diretto con valutazione, ovvero procedura negoziata, e da 1 milione in su la procedura aperta. Già con il decreto 76 e la legge, vedete, di conversione, legge 120, abbiamo un assetto quasi quello definitivo, potremmo dire, un affidamento diretto da 40 a 150 mila, la fascia centrale viene abbastanza accorpata, e addirittura la fascia da 1 milione alla soglia comunitaria, anche questa diventa procedura negoziata. Questo cosa ha determinato? Che abbiamo registrato un forte sviluppo di tutte quelle piattaforme di mercato elettronico. Con il DL 77, vedete un'altra finestra temporale, abbiamo poi quello che si viene confermato dall'articolo 50,1 del nuovo codice, quindi un affidamento diretto infra 150, una negoziata a 5 operatori e 10 operatori, ma sempre negoziata da 1 milione alla soglia comunitaria. Vediamo invece quello che succede per forniture e servizi. Qui abbiamo una bandiera un po' più oscillante. Un affidamento diretto infra 40 con il decreto semplificazione passa a 150 mila, fascia temporale, per poi scendere a 75 mila, alzarsi un'altra volta a infra 139 mila, ed ecco la nuova soglia infra 140 mila. Quindi abbiamo adesso due fasce: la fascia azzurra, quella caratterizzata dalla massima semplificazione, e una procedura negoziata con obbligo chiaramente di invitare 5 operatori, vedete, dal 1 luglio 2023, quindi la soglia di break-even è 140 mila. La soglia comunitaria, già sapete, cambia in base alla tipologia di amministrazione, ma anche in base alla tipologia di servizio che stiamo per appaltare. Altro ancora approfondimento schematico è su il affidamento dei servizi tecnici, i servizi di architettura e ingegneria. La situazione iniziale, come vedete, era abbastanza complessa: da 100 mila euro con il vecchio codice, cioè quello lì 50, avevamo già l'obbligo di attivare una procedura ordinaria. Poi per il resto l'evoluzione normativa segue ovviamente lo schema di forniture e servizi. Dal 1 luglio quindi avremo la soglia di 140 mila, da 140 mila quindi abbiamo l'obbligo della procedura negoziata. Diversamente invece al di sotto abbiamo come schema, come binario ordinario, invece l'affidamento diretto. Incominciamo a vedere quali sono i paletti, il perimetro delle nostre procedure di gara, in modo da poter man mano rispondere ai quesiti che stanno arrivando, e in particolare il divieto di selezionare gli operatori tramite sorteggio, previsto una disposizione che, come vedremo, è molto precisa, puntuale, e che trae la propria origine proprio da uno dei principi della legge delega, la 78-2022. Gli articoli di riferimento, abbiamo detto, del sottosoglia sono dal 48 al 55, e vicino ad ognuno vi ho indicato sinteticamente il contenuto, dai termini dilatori, l'esclusione automatica, le garanzie, i controlli, la commissione giudicatrice, le procedure. Tenete presente che è importante che vi alleniate anche ad avere queste visioni d'insieme, soprattutto quando dovete fare dei collegamenti o dovete a questo punto aggiornare i vostri atti di gara.
il 49 sulla rotazione e in particolare l'articolo 48, la disciplina comune, che introduce che cosa? Il rispetto di determinati principi, l'assenza dell'interesse trasfrontaliero, i vincoli della spending review, le disposizioni chiaramente non contenute in questa parte, che riguardano tutte le procedure e poi chiaramente i vincoli di qualificazione delle stazioni appaltanti. Vediamo subito struttura, vedete? Richiamo e a principi. Si applicano i principi, vi ricordate il passaggio? Vediamo se va. Ok, il rispetto, libro primo, parti 1 e 2. Ed ecco che in maniera chiaramente così funzionale, le slide vi riportano quali sono i principi. In particolare avrete sentito parlare dei cosiddetti super principi, quello risultato, fiducia e accesso al mercato. E sono quei tre principi con funzione nomogenetica, cioè interpretare, applicare le norme tenendo conto di che cosa? Di questi tre principi cardine. Principio di risultato: non basta fare una bella gara, non basta garantire la concorrenza se di fatto non garantisco il risultato. E non solo il risultato deve essere nell'interesse della comunità, nell'interesse, parla il testo, degli obiettivi dell'Unione Europea. Non serve realizzare un'opera in 20 anni, assolutamente. Uno potrebbe dire: mi ho fatto una gara, l'ho fatta bene, ho fatto una super verifica di anomalia, ho fatto dei controlli, ma ci ho messo 20 anni. Non è questo chiaramente il risultato. Il principio di risultato vuol dire attuazione del principio di buon andamento, di efficienza. Quindi è questo che io devo pormi come obiettivo ed è strettamente collegato al principio della fiducia. Perché la fiducia che questa volta, sì, certo, viene un po' enfatizzata la fiducia però deve essere reciproca, cioè una fiducia nella stazione appaltante e una fiducia negli operatori economici e non sono poche. Andate a vedere le disposizioni che sanzionano comportamenti non corretti degli operatori economici. Me ne dico un, articolo 35 e 36 del nuovo codice. L'operatore economico, quando presenta l'offerta, può anche dire: beh, parte dell'offerta tecnica, questa parte non deve essere resa visibile, non deve essere oggetto di diritto accesso agli atti. Se la stazione appaltante noti un reiterato comportamento, chiaramente non corretto, ecco che può segnalare l'operatore all'ANAC e l'ANAC adotta una determinata sanzione. La fiducia chiaramente nella stazione appaltante cosa vuol dire? Che l'operatore economico deve partecipare immaginando di trovarsi dall'altra parte che cosa? Un'amministrazione che fa il bene della collettività, un'amministrazione che non applica le norme formalmente, ma in termini sostanziali, una fiducia che si concretizza come? In un corso, in una qualificazione delle stazioni appaltanti, in una formazione adeguata da parte dei dipendenti. Questo è il rapporto di fiducia. Rapporto di fiducia che chiaramente si sposa immediatamente con forte autonomia della stazione appaltante, forte autonomia, discrezionalità da parte del RUP, ma contemporaneamente anche una adeguata responsabilità del RUP e del dirigente. C'è un passaggio, ve lo sottolineo, nei provvedimenti, quando dovete adottare una scelta, diciamo così, non scontata, abbastanza critica, non avete colpa grave se richiamate negli atti gli orientamenti giurisprudenziali, giudice amministrativo, Corte dei Conti. Questo lo sapevamo già, però viene espressamente riportato all'articolo 2. Accesso al mercato, è chiaro, si riferisce alla possibilità di garantire una concorrenza effettiva, sostanziale. Andiamo allora, poi, altro aspetto che è stato considerato. Per poter gestire le procedure sotto soglia secondo la disciplina 48 a seguire,
nel provvedimento iniziale o negli atti ci deve essere un passaggio sull'assenza dell'interesse transfrontaliero. Il legislatore ammette una legislazione, una normativa, delle disposizioni di massima semplificazione, ma a condizione che quella gara, quell'affidamento non sia di interesse ad operatori esteri. Come si fa? C'è un concetto, c'è una definizione di interesse transfrontaliero. Purtroppo la risposta non c'è negli atti di gara, ma può essere utilmente richiamato il parere fornito dal Consiglio di Stato sulle linee guida ANAC. In particolare, vedete, c'è un passaggio che vi ho riportato. Quali sono quegli elementi, quelle spie che determinano la caratteristica, l'interesse transfrontaliero? Sicuramente l'importo, ma quello è il minimo, che è chiaro che un importo superiore alla soglia per forza determina una gara di interesse transfrontaliero. Qua stiamo parlando chiaramente delle gare al di sotto, quindi più ci avviciniamo alla soglia, più dobbiamo pensarci. Ma altro aspetto, se in una precedente gara abbiamo notato la partecipazione di un operatore economico straniero, o anche l'interessamento, cioè ha fatto un quesito, ma possiamo vedere anche poi la prestazione. Immaginiamo un ente di ricerca che deve trovare, deve acquistare dei prodotti che vengono venduti soltanto all'estero, è chiaro, diventa difficile negare l'interesse transfrontaliero. Altro aspetto ancora che viene richiamato questa volta dal comma 3 dell'articolo 48, i vincoli dettati dalla normativa sull'obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione sulla razionalizzazione della spesa pubblica. Stiamo parlando della spending review. Nella slide vi ho dato una rappresentazione schematica di quali sono i principali riferimenti normativi: la legge 488 del 99 sulle convenzioni benchmark, l'obbligo poi del mercato elettronico, articolo 1,450, il DL 9512, vedete, per la disciplina degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, gli acquisti informatici, gli acquisti per quei beni e quei servizi gestiti da procedure di soggetti aggregatori e così via. Io vado un po' più veloce perché vedo che il tempo passa. Altro aspetto fondamentale: vincoli di qualificazione ai sensi dell'articolo 62-63. Perché? Perché l'articolo 50, se ci avete fatto caso quando analizzavamo le varie ipotesi, lettera A, lettera B, C, D, aveva un inciso, un incipit iniziale, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63. Cosa sono? Sono effettivamente quelle due disposizioni relative al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, che è uno dei pilastri della riforma del nuovo codice. A livello di struttura, vedete, le slide vi riportano sempre nel dettaglio: dettaglio, codice, libro secondo, parte terza, titoli primi. E abbiamo in particolare tre articoli, 62, 63 e 64, con l'allegato di riferimento. Andiamo a vedere schematicamente che cosa vuol dire: che una stazione appaltante, fermo restando il rispetto dei vincoli della spending review, ha vari binari che può percorrere. Quello in alto, articolo 62,1, ci sono delle fasce dove il segnale verde, quindi l'amministrazione può passare, può procedere come direttamente e autonomamente, cioè senza aggregare la propria domanda con le altre amministrazioni e senza l'obbligo di ricorrere a centrale di committenza. La fascia è per beni e servizi infra 140.000, per lavori pubblici infra 500.000 euro. Si tratta di una fascia standard, ma c'è poi la possibilità di continuare in autonomia, cioè con semaforo verde, per importi superiori, quindi senza limiti, qualora la stazione appaltante proceda con il proprio affidamento attraverso l'utilizzo di strumenti di acquisto messi a disposizione da centrali di committenza. Una norma
molto simile la possiamo riscontrare nell'articolo 37,1 del codice 50-2016, anche se le soglie, come sapete, erano più basse, 40.000 per forniture e servizi e 150.000 per lavori. Una volta che si esce dalla comfort zone, dalla fascia standard di questi acquisti, ecco che c'è un'altra disposizione, l'articolo 62,2. Il legislatore ha previsto che la stazione appaltante sia qualificata. Qualificata vuol dire che ha determinati requisiti con eventuali deroghe, e cioè ci sono delle stazioni appaltanti che sono qualificate open access, potremmo definire. Altre che hanno invece un bonus iniziale, qualificate con riserva, oppure se le amministrazioni, le enti utilizzano strumenti telematici di negoziazione da parte di centrale di committenza. Andiamo ancora più nel dettaglio, in modo da poter capire in che modo l'autonomia, la qualificazione può poi impattare sullo svolgimento delle procedure sotto soglia. Questo è lo schema. L'elenco delle stazioni appaltanti qualificate gestite da ANAC prevede, vedete, diverse tipologie. Le stazioni appaltanti chiaramente qualificate, le centrali di committenza qualificate, i soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate di diritto, vedete, open legis, quindi non devono nulla fare, chiaramente nulla devono fare queste amministrazioni, e poi abbiamo le unioni di comuni, province, città metropolitane, comuni, capoluoghi di province e regioni che invece hanno una qualificazione detta con riserva. Perché? Perché presentano la domanda e fino al 30 giugno viene riconosciuta chiaramente questo status. Dal 1 luglio, dice il codice dei contratti, devono essere inviate le domande di iscrizione e quasi tempestivamente, se non attraverso il modulo informatico disponibile verosimilmente nell'ambito della sezione AUSA di ciascuna stazione appaltante, attraverso la compilazione di un form digitale sarà possibile subito avere la qualificazione, o meglio, il livello di qualificazione. L'articolo 63 precisa che ci sono tre livelli, primo, secondo e terzo livello, man mano crescente, sulla base chiaramente di alcuni elementi. Gli elementi sono il personale che uno tiene, l'esperienza che ha fatto, l'utilizzo di strumenti telematici. In maniera molto schematica vi ho rappresentato le diverse ipotesi: stazione appaltante non qualificata, qualificata, centrale di committenza, le qualificate di diritto e quelle con riserva, con le varie fasce distinte per lavori, forniture e servizi. Il primo livello, L3, fino a 1.000.000, secondo livello fino alla soglia comunitaria, L1, invece terzo livello senza limiti. E man mano in ogni riquadro vengono rappresentate quali sono le caratteristiche, quali sono i requisiti minimi, e i punti, è una raccolta di punti purtroppo avere la qualificazione. Vedete, non abilitata, ma c'è una deroga infra 500.000 e i lavori di manutenzione ordinaria fino a 1.000.000 con l'utilizzo di strumenti telematici di negoziazione. Quindi se prima avevamo visto la tipologia di procedura, affidamento diretto e procedura negoziata, in base chiaramente alla semplice fascia dei infra 150.000, infra affidamento diretto da 150 alla soglia invece procedura negoziata, teniamo presente che a questo schema dobbiamo poi sovrapporre l'istituto della qualificazione. Quindi un comune sicuramente potrà procedere infra 500.000 senza alcun problema perché è la fascia standard, ma oltre 500.000 deve essere qualificato. Eventuale ulteriore deroga, anche se non ha la qualificazione, dal 1 luglio, qual è? Riuscire a avere un affidamento di lavori di manutenzione ordinaria, ma contemporaneamente utilizzare lo strumento telematico di negoziazione di una committenza, generale di committenza qualificata. In maniera speculare analoga potremmo richiamare la disciplina dell'articolo 37,2 del codice attuale 50-2016.
Per quanto riguarda invece i servizi e le forniture, anche qui abbiamo tre livelli, fino a 750.000, da fino a 5 milioni e senza limiti, e che qui abbiamo per le diverse tipologie di stazioni appaltanti, le non qualificate, le qualificate, le centrali di diritto e con riserva, la specifica disciplina. In particolare, vedete una stazione appaltante che non riesce chiaramente a qualificarsi, quindi non è abilitata, potrà fare i propri affidamenti nella fascia standard, cioè l'affidamento diretto infra 140.000, ma se utilizza invece gli strumenti di negoziazione di una centrale di committenza, può raggiungere la soglia comunitaria e in alternativa utilizzare gli ordini, quindi uno strumento di acquisto messo a disposizione dalla centrale di committenza. Esempio classico è l'adesione ad una convenzione quadro. Diversamente, invece, man mano che saliamo di fascia, quindi da 700 a infra 5 milioni, oppure la terza senza limiti, la stazione appaltante non qualificata ha un'unica possibilità per poter procedere autonomamente, quale quella di poter acquistare tramite strumento di acquisto di una centrale di committenza. Le altre due deroghe chiaramente non coprono questa fascia. Per quanto riguarda invece una stazione appaltante qualificata, dovrà raccogliere, secondo le indicazioni chiaramente fornite dagli allegati del codice, un numero di punti, vedete 30, 40 e 50 punti. Ma fino all'anno prossimo, a giugno 2024, c'è uno sconto. Caratteristica delle centrali di committenza è che devono almeno possedere una qualificazione, vedete, nella fascia 2, secondo livello o terzo livello. Non può, viene meno uno degli elementi strutturali di una centrale di committenza qualificata se non ha almeno il livello intermedio, l'SF2, come qualificazione. La stazione appaltante cosa farà dunque? Presenta la domanda, vedete, di essere una stazione appaltante qualificata oppure una centrale, oppure può, vedete, se fa parte dell'elenco di quelle con riserve, fare la domanda. Una volta fa la domanda, il modulo informatico poi di ANAC seguirà, gestirà l'iter del procedimento. Andiamo a questo punto a vedere, una volta fatto questo inquadramento, quali sono le caratteristiche specifiche dell'affidamento diretto. E nelle slide che seguiranno, come vedete sulla sinistra, abbiamo tutta una serie di istituti, di ipotesi, mentre man mano che ci spostiamo sulla destra abbiamo il blocco giallo che è l'affidamento diretto e un blocco invece azzurro, procedura negoziata semplificata. In particolare nel cappello della slide abbiamo, ai sensi, vedete, dell'articolo 50,1, la divisione in base alle lettere A, B, C, D, E di che cosa? Delle procedure sotto soglia. E in particolare, come vedete, c'è una divisione in base chiaramente alla normativa. Per la lettera A dei lavori pubblici infra 40 e oltre da 40 in su, e per forniture lo stesso infra 40 da 40 in su. Quindi abbiamo affidamento diretto che si divide in A come se fosse A1 A2, in B B1 e B2, e poi abbiamo invece la procedura negoziata semplificata che è suddivisa nelle tre lettere C, D ed E in corrispondenza di quanto abbiamo visto. Da 150 infra 1 milione, da 1 milione a sotto soglia, e poi per forniture e servizi da 140.000 all'infra soglia. Primo aspetto che andiamo a vedere, poi man mano li commentiamo: obbligo di inserimento nella programmazione triennale. Per ogni istituto, nella seconda colonna viene rappresentato l'articolo di riferimento del codice. E se c'è chiaramente l'allegato a cui la norma fa riferimento. L'obbligo attualmente, con quindi l'articolo 37, abbiamo che cosa? L'obbligo di inserire gli affidamenti, le procedure nella programmazione
soltanto, vedete, per la procedura negoziata. In caso di affidamento diretto, la slide è molto chiara e compare, vedete, sempre il no. Altra particolarità, a differenza del codice 50-2016, è che anche per beni e servizi la programmazione non è più biennale, ma è triennale. Secondo aspetto, decisione di contrarre unificata. Anche qui vedete c'è il riferimento 17,2. Sicuramente molti di voi ricorderanno questa previsione anche nel codice 50. La norma è articolo 32,2 ultimo periodo. Tale possibilità cosa vuol dire? Che noi abbiamo come schema tipo determina a contrarre, procedura di selezione, determina provvedimento di affidamento. Negli affidamenti diretti invece può essere omesso il provvedimento iniziale e avremo che cosa? Direttamente la selezione, la scelta, l'individuazione dell'operatore con cui negoziare e direttamente un provvedimento finale. È possibile, ripeto, soltanto per l'affidamento diretto. Nell'ipotesi di negoziata semplificata, no. Il rispetto dei principi, 48,1, chiaramente qui non si discute. I principi vanno applicati sia per gli affidamenti diretti, sia alla procedura negoziata. Rispetto delle disposizioni del codice, il quarto comma dell'articolo 48 prevede che alle procedure sotto soglia trovano sicuramente applicazione le disposizioni, quindi non più i principi, le disposizioni, norme del codice, se non derogate. Quindi occorre, ogni qualvolta dobbiamo risolvere un problema nell'ambito di una gara, un affidamento, capire qual è la normativa generale e se c'è una norma specifica relativa invece agli appalti sotto soglia. Obbligo di verificare l'assenza dell'interesse transfrontaliero. Tale obbligo è presente, cioè deve essere attuato in tutti gli affidamenti, sia se facciamo un affidamento diretto, indipendentemente dall'importo, sia una procedura negoziata. Rispetto vincoli spending review. Anche qui è un qualcosa, una normativa chiaramente più stringente che viene prima del codice dei contratti. E chiaramente in base chiaramente alla singola stazione appaltante, il legislatore ha individuato un sistema molto complesso di vincoli, di obblighi all'utilizzo o meno di questi strumenti. E chiaramente ricorderete l'articolo 1,449, ad esempio, della legge 29606, individua il legislatore tre fasce di amministrazioni, le prime. Immaginiamo i ministeri, le università che sono obbligate ad aderire in convenzione se la convenzione CONSIP è attiva, fermo restando quanto previsto dal decreto legge 95/12 articolo 1,1 ultimo periodo. Diversamente, fascia per il secondo periodo del comma 449 citato, abbiamo i comuni. Il comune non ha l'obbligo di aderire ad una convenzione, ma può aderire o gestire una procedura in autonomia nel rispetto del benchmark. È chiaro che ogni qualvolta parliamo di autonomia, dobbiamo tenere presente le fasce di importo tra affidamento diretto e negoziata e dobbiamo anche tenere presente il sistema di qualificazione. Terza fascia, terzo periodo del comma 449, gli enti del servizio sanitario regionale, i quali devono aderire alle convenzioni regionali, cioè della centrale regionale, e in mancanza spostarsi a vedere, a verificare sul sito della centrale di committenza nazionale la presenza dello strumento di centralizzazione. Altro punto, possibile deroga procedurale. Nel senso che ci si è sempre posti, ma nel momento in cui io devo fare una gara da 30.000 euro e chiaramente mo, o è lavori o è servizi o forniture, è chiaro che rientriamo nella fascia dell'affidamento diretto. Ma può il RUP decidere di fare una procedura negoziata semplificata? Oppure immaginiamo una gara da 700.000 euro di lavori pubblici. Cosa fa? Il legislatore
individua chiaramente per questo affidamento una procedura negoziata semplificata. In questo caso siamo nella lettera C. Ma la stazione appaltante può decidere, al posto di una procedura negoziata semplificata, fare una procedura aperta? Andando a leggere il testo, l'articolo 50, oltre a elencare le procedure A, B, C, D, E, a indicare gli importi e a indicare alcuni aspetti caratterizzanti, ad esempio il possesso di determinate esperienze, in capo agli operatori partecipanti, prevede la possibilità di non utilizzare una procedura, la negoziata, ma la procedura ordinaria, solo nell'ipotesi, nella fattispecie di cui alla lettera D, cioè per la fascia da 1 milione fino alla soglia comunitaria. E a questo punto ci si è chiesti, ma allora vuol dire che nelle altre ipotesi non è possibile? Non posso quindi, se la gara è 900.000 di lavori, fare comunque una procedura aperta? E quale sarebbe ovviamente il senso? Quello di fare una procedura aperta, ma aggiungendo, ve l'ho detto all'inizio dell'intervento, l'istituto dell'inversione procedimentale. Certo, se io faccio una procedura negoziata, invito da 900.000, sono tenuto ad invitare almeno 5 operatori. Se io invece farò una procedura telematica aperta, è chiaro che non ne parteciperanno 5, ma forse 200, 300, 400, e non è questo a discapito del principio del risultato? È chiaro che nel momento in cui decido di fare la gara aperta, introducendo il principio, l'istituto dell'inversione procedimentale, ecco che io con un clic di piattaforma creo la graduatoria, faccio il calcolo dell'esclusione automatica, individuo l'aggiudicatario e vado ad aprire soltanto la busta amministrativa del soggetto aggiudicatario. Questo c'è il vantaggio, giusto? Altrimenti non avrebbe senso. Ma ritorniamo alla domanda di prima. Posso in autovincolo cambiare la mia procedura? Lea, il passaggio riportato all'articolo 50,1 lettera D, nel testo bollinato, cioè quello passato dalla commissione speciale, prevedeva la possibilità di passare alla procedura ordinaria, precisando previa motivazione. La motivazione, certo, noi non abbiamo questo passaggio, previa motivazione non lo teniamo più, però ricordatevi che in ogni caso, se, e questo vale anche per tutte le altre deroghe a lettera A, B, C ed E, se noi vogliamo cambiare procedura rispetto a quella standard che il legislatore ha immaginato per quell'importo, lo possiamo fare, ma non ci dimentichiamo che dobbiamo garantire che cosa? Il rispetto del risultato. Rispetto del risultato vuol dire il rispetto anche dei termini. Quindi io non è che posso fare una procedura aperta e al posto di una negoziata e usufruire chiaramente di un'agevolazione temporale, cioè poterci mettere più tempo. Numero minimo operatori da invitare. Per l'affidamento diretto non c'è, mentre per la procedura negoziata semplificata, come vedete, abbiamo 5 operatori infra 1 milione, 10 operatori da 1 milione alla soglia e per forniture e servizi invece 5 operatori. Obbligo di utilizzo di indagini di mercato ed elenchi. Qui abbiamo il riferimento all'articolo e alla disciplina specifica dell'allegato, in questo caso secondo 2.1. Il nuovo codice dei contratti ha un merito di avere al suo interno tutte le disposizioni. Autoesecutivo. Mentre col codice 50 eravamo abituati ad avere sempre sulla scrivania l'apposita linea guida adottata dall'ANAC, qui invece lo schema, l'utilizzo, la struttura che si è voluto dare era di un maggiore compattezza e quindi all'interno del codice c'è anche qui il riferimento. È chiaro che la disciplina è passata dalle linee guida agli allegati, ma con una portata e un vincolo giuridico decisamente diverso. L'obbligo comunque di utilizzare gli elenchi oppure
un'indagine di mercato è obbligatorio soltanto per la procedura negoziata, mentre è facoltativo. Bene o male, anche nelle guida numero 4 2018 avevamo queste indicazioni. Nell'affidamento diretto, la stazione appaltante può scegliere gli operatori. Li può scegliere, ma può fare anche un avviso pubblico, li può andare a cercare su internet, oppure può fare una procedura, tra virgolette, aperta al mercato. Per tutti, la RDO aperta MEPA. A differenza invece della procedura negoziata, dove la ricerca puntuale del singolo operatore, no, questo non poteva nemmeno avvenire, e già nelle vecchie linee guida vi era un elemento in più, quale la individuazione di criteri oggettivi. E questo passaggio, questo elemento tipizzante, che l'individuazione degli operatori da invitare nella negoziata dovesse esserci, quindi non potevo io, RUP, da un mio elenco fare una negoziata scegliendo il primo, l'ottavo e il ventesimo. Va bene? Dovevo per forza utilizzare, fino al 30 giugno si applicano le linee guida 4 2018, devo sempre usare un criterio oggettivo. E certo, criterio oggettivo è stato sempre tradotto, ma qual è il miglior modo per rendere oggettiva la mia scelta se non quella del sorteggio? Purtroppo, nell'ambito dei principi della legge 78-2022, abbiamo un'inversione di marcia. Il legislatore vuole che la scelta non avvenga in maniera così casuale, ma debba essere individuata, effettuata attraverso, diciamo così, dei parametri di merito. E anche tra le domande vedo. Dice, beh, ma se io non posso sorteggiare, quale parametro di merito posso utilizzare? E certo, immaginiamo un'amministrazione decide di fare un proprio elenco. È chiaro che uno fa l'elenco oppure gestisce le procedure sotto soglia, occorre anche predisporre un regolamento interno per vari motivi, ma tra cui anche questo, e vengono individuati determinati parametri. E certo, quali potrebbero essere questi parametri? Il possesso di una determinata certificazione. È chiaro che chi possiede questa certificazione avrà più punti, e quindi attraverso un software di ricerca poter fare man mano dei filtri. Chi tiene l'ISO 9001, chi tiene l'ISO 14001, chi ovviamente non ha eseguito prestazioni regolarmente, oppure anche chi è stato meno invitato. Sono tutti chiaramente elementi che, a parità di condizioni di accesso, perché immaginiamo ad esempio una gara per partecipare ai lavori pubblici con il sistema di qualificazione, se occorre avere una categoria in classifica seconda, è chiaro che il presupposto per poter essere inseriti in un elenco è quello di avere il requisito. Questo lo do per scontato. Una volta che ho dei soggetti, ne voglio invitare 10, ma gli operatori che invece sono presenti nel mio elenco sono 300, ecco che io, a parità di questo elemento base, cioè il requisito minimo, posso poi individuare dei check, dei flag che l'operatore in fase di iscrizione o di aggiornamento mi inserisce, e così attraverso il sistema poter fare dei filtri. Tutto questo però va gestito sicuramente conoscendo la realtà della singola stazione appaltante e all'interno di un regolamento interno. Detto così generico, chiaramente non risulta efficace. Un ente di ricerca sicuramente ha delle oppure un ente sanitario hanno delle esigenze completamente diverse rispetto invece a un'azienda speciale che opera in ambito dei settori socio-sanitari. Altro aspetto ancora, vedete, sono collegati, vedete, possibile utilizzo del sorteggio 50,2. Il legislatore ammette eventualmente come ultima spiaggia, come elemento residuale, il sorteggio in presenza, vedete, di particolari circostanze. Perdo il finanziamento, quindi devo
rigorosamente ridurre il numero degli invitati, oppure immagino che un'eccessiva partecipazione, se io decido di fare un avviso pubblico, l'avviso pubblico potrebbe avere un eco così enfatizzato e avere un numero di operatori partecipanti, quindi da invitare, decisamente molto rigoroso. Altro aspetto ancora molto particolare, il principio della rotazione. Il principio della rotazione è, diciamo così, un elemento che è stato sempre visto come bilanciamento della discrezionalità della stazione appaltante. Rotazione che cosa significa? Ha un concetto diverso la rotazione rispetto al codice 50 e alle linee guida. Nell'attuale sistema, dire rotazione vuol dire non invitare l'operatore uscente, ma nemmeno invitare gli operatori che hanno partecipato ad una precedente gara, chiaramente analoga, omogenea, cioè lo stesso settore merceologico, la stessa categoria, di lavori. Quindi non solo l'uscente, ma anche coloro invitati che non hanno vinto. Invece attualmente il principio di rotazione, cioè nel nuovo codice, va, tra virgolette, a colpire soltanto l'operatore uscente. E se ci fate caso, non vi è nemmeno alcun riferimento temporale. Si parlava negli anni precedenti al biennio oppure al triennio precedente. Qui il legislatore fa una scelta tranciante proprio, cioè vedete l'ultimo e nello stesso settore ha avuto uno stesso affidamento, ecco, non può essere invitato. È chiaro che il principio di rotazione non va applicato quando abbiamo un RDO di tipo aperto oppure quando abbiamo un avviso di manifestazione senza alcun limite agli inviti. Vediamo quali sono le possibili deroghe. Vedete sempre il comma, l'articolo 49. La particolare struttura del mercato, l'assenza di alternative e, in aggiunta, l'accurata esecuzione del precedente contratto. Certo, questo secondo elemento lo dovremmo ritenere scontato, perché se io mi sono trovato male, se ho applicato delle penali, e certo, non potrei, penali sostanziosi ovviamente, non potrei dire e suggerire alla mia amministrazione di continuare con l'operatore economico, cioè invitare anche l'operatore economico. Ma gli elementi che sicuramente vanno ben dettagliati sono la particolare struttura del mercato e l'assenza di alternative. Quindi non invitare l'operatore uscente potrebbe significare incidere chiaramente sulla concorrenza e la concorrenza che è funzionale al mio risultato, lo stesso ne verrebbe poi ad essere offuscata. Deroga, ope legis, è per la deroga infra 5.000 euro. Abbiamo già parlato della deroga al comma 5, cioè senza limitazione, l'avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse e poi può essere applicato anche per fasce. Poi man mano vediamo i quesiti, come lo facciamo. Andiamo avanti. Altro aspetto ancora, garanzia provvisoria. Vedete la garanzia provvisoria in maniera analoga a quanto previsto dal DL 76-2020, articolo 1,3, non è prevista per l'affidamento diretto, di regola nemmeno per la procedura negoziata. Per quest'ultima però è possibile, se l'amministrazione chiaramente manifesta particolari esigenze, ma viene individuata, viene dimezzata, cioè l'1% dell'appalto. Scompare per l'affidamento diretto e per la procedura negoziata semplificata, qualora chiaramente sia richiesta la garanzia provvisoria, l'obbligo per l'operatore, per il concorrente, di allegare, quindi di presentare l'impegno del garante al rilascio della garanzia definitiva. Altro aspetto particolare, un ulteriore elemento che si va, diciamo così, in parte a sovrapporre, a confermare quanto previsto dal DL 76-2020, articolo 1,1, lettera A. In caso di affidamento diretto, l'operatore economico deve essere dotato di esperienze pregresse idonee. Vedete nella slide
così come viene anche sottolineato nell'ambito della relazione al codice, non si parla più di esperienze analoghe, ma esperienze idonee, un termine che chiaramente sta a significare una maggiore semplicità, semplificazione. Quindi non devono essere nell'ambito dello stesso settore merceologico, ma possono essere anche altre esperienze, cioè altri servizi analoghi, altri affidamenti, attraverso i quali comunque è possibile ricavare l'affidabilità dell'operatore economico. Obbligo di utilizzo del criterio OEPV. Quando diciamo questo, chiaramente tutti voi avete ben in mente che cosa? Gli articoli del nuovo del vecchio codice, cioè il 36,9 bis e 95,3 e 4, vero? La normativa, la disposizione del nuovo codice invece sta nell'articolo 108,2. L'articolo 108,2 viene richiamato però dall'articolo 50,4 unicamente per la procedura negoziata semplificata, quindi l'affidamento diretto, lettera B, non ha un obbligo, non c'ha un elemento che vincola la stazione appaltante alla scelta di uno degli altri criteri. Andiamo a vedere invece il riferimento che trova applicazione per la procedura negoziata semplificata. A sinistra abbiamo le norme del codice 50, a destra quelle del nuovo codice. Quindi vedete, abbiamo quasi un riferimento speculare tra i contratti, servizi sociali, ristorazione ospedaliera, assistenziale scolastica, alta intensità di manodopera. Abbiamo i contratti, servizi ingegneria tecnica, quelli di natura tecnica e intellettuale, in maniera speculare. È chiaro che la differenza tra il codice vecchio 50 e il nuovo codice si riferisce alle soglie, ok? Mentre abbiamo i servizi di importo pari o superiore a 40.000 con contenuto tecnologico o carattere innovativo. Quindi le ipotesi, diciamo così, sono a specchio. In più, nel decreto 36 viene ancor più così, rafforzato che cosa? Che l'OEPV, cioè l'offerta economicamente più vantaggiosa, si applica al dialogo competitivo, al partenariato, all'appalto integrato, ma anche ai contratti di lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o innovativo. Altro aspetto ancora, sempre legato all'OIPV e quindi alla procedura negoziata semplificata, o ma se l'adottiamo ovviamente anche nel affidamento diretto con la richiesta preventivi. Il vecchio codice prevedeva il limite generale del 30% dei punti, quindi 30 punti all'offerta economica, mentre l'articolo 108 prevede due, diciamo così, particolarità. Il 30 punti, quindi il 30% del punteggio massimo, esiste qualora la procedura sia caratterizzata non solo dal criterio chiaramente dell'OEPV, ma sia connotata da un'alta intensità di manodopera. Altro vincolo invece è il 10%, quindi può avere massimo 10 punti su 100 qualora riguardi un approvvigionamento di beni e servizi informatici connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici. In particolare, viene data anche un'indicazione precisa in caso di acquisizioni ICT. L'elemento da attenzionare e da premiare è quello della cybersicurezza. Ancora avanti, possibilità che il RUP sia componente della commissione giudicatrice. È chiaro, vedete, cambia il rapporto. Anche qui è un corollario del rapporto del principio di fiducia. Viene fatta un'altra domanda. La fiducia nella stazione appaltante fa scomparire il regime delle incompatibilità. L'articolo 77 del codice dei contratti, cosa quello lì del 50, prevede che chi ha toccato la procedura, chi ha toccato gli atti di gara, non può far parte della commissione. E abbiamo avuto problemi, numerosi ricorsi, anche se il RUP poteva far parte della commissione. Ma visto che c'è un rapporto chiaramente di fiducia e quindi di professionalizzazione del personale delle stazioni appaltanti, ecco che cade questo muro. Il RUP può essere sicuramente
componente della commissione. Non solo, può anche essere presidente della commissione. Vedete, le due ipotesi, entrambe riportate al comma 1 dell'articolo 51. Esclusione automatica obbligatoria. Il legislatore ha previsto nell'ipotesi di procedura negoziata semplificata, sia per lavori sia per servizi, ma non per forniture, l'obbligo di utilizzare l'esclusione automatica. Attualmente noi conosciamo un sistema, quello dell'esclusione automatica col taglio delle ali, in base al numero maggiore o minore di 15. Nel nuovo codice invece sono previste, nell'allegato secondo punto 2, dei tre metodi che l'amministrazione può individuare già negli atti di gara, quindi quando lancia la procedura, oppure a sorteggio durante la procedura di aggiudicazione, ma ovviamente prima dell'apertura delle offerte economiche. Altro aspetto molto delicato, i termini di conclusione. Qui cosa ho riportato? Norma di riferimento, articolo 17, in particolare il comma 3, con l'allegato che abbiamo richiamato all'inizio, l'allegato 1.3. I termini di conclusione sono previsti per procedura, in base chiaramente al criterio o EPV o prezzo più basso, e con la possibilità, in caso di anomalia, ovvero in caso di particolari circostanze impreviste, di poter man mano avere dei bonus. Non è prevista la tempistica per l'affidamento diretto. È chiaro che come parametro con cui relazionarsi potremmo prendere per buono il parametro della procedura negoziata semplificata, che diciamo è quella procedura più vicina. Nello schema cosa vi ho riportato? In base chiaramente al parametro, lo EPV, minor prezzo, verifica anomalia, circostanze impreviste, la possibilità di poter sommare al periodo base, al periodo standard, un periodo dei termini aumentati. Sicuramente uno degli aspetti che caratterizzano le fasi della procedura di gara del nuovo codice, come dicevo all'inizio, i controlli vengono fatti tra la proposta di aggiudicazione e il provvedimento di aggiudicazione. Quindi, mentre prima con il DL 76/2020 si era portati a far rientrare nella tempistica del legislatore, cioè 2 mesi per l'affidamento diretto, 4 mesi per la negoziata, ma non rientravano anche i controlli, ma semplicemente dall'indizione all'aggiudicazione, poi c'era la fase dei controlli. Nel nuovo codice invece no, questo è chiarito. Poiché i controlli vanno fatti prima del provvedimento di aggiudicazione, è chiaro che la tempistica non può chiaramente avere dilatazioni, quindi l'amministrazione deve correre, se non chiaramente quello di poter invocare le ipotesi di circostanze impreviste, ovvero di situazioni imprevedibili. E sarebbero 3 mesi più 3 mesi. In questo caso, ecco che il RUP, potrebbe invocare queste circostanze e non chiaramente avere responsabilità, per, la procedura. Bisogna purtroppo ragionare. Ad esempio, mi scriveva una stazione appaltante che nell'ambito della verifica di anomalia se era possibile in ogni caso attivare i controlli sul soggetto che poi sarà l'aggiudicatario. Vi ricordo che già attualmente l'articolo 83,5 consente, 83 e 85 consentono di poter fare, di richiedere all'operatore economico documenti durante la procedura di gara. Per quanto riguarda i controlli, c'è un ulteriore approfondimento, l'articolo di riferimento è l'articolo 52,1 e 2. I controlli vanno fatti prima dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione, con unica eccezione, vedete, quando abbiamo l'affidamento diretto infra 40.000. Questo è il motivo per cui, vedete, la slide divide la lettera A e la lettera B in due sottocolonne. Quindi è possibile utilizzare
questa agevolazione soltanto però non per l'affidamento diretto in generale, ma per l'affidamento diretto A e B lavori e forniture, ma limitatamente a quelli di importo inferiore a 40.000. Questo che cosa vuol dire? Che la stazione appaltante, una volta che affida, potrà affidare, quindi adottare il provvedimento senza fare i controlli, ma chiedendo all'operatore economico una dichiarazione che ha per oggetto il possesso dei requisiti. Quindi sulla base della dichiarazione, sempre in un rapporto di reciproca fiducia, si va avanti. Quindi provvedimento di affidamento, eventualmente esecuzione anticipata o stipula del contratto. Bene. Cosa succede però se i controlli non vanno bene? Perché la norma è chiara. L'amministrazione, la stazione appaltante, adotta il provvedimento sulla base della dichiarazione, ma poi deve effettuare dei controlli a campione, secondo delle modalità che sono predeterminate. Quindi, ancora una volta, serve un documento, un regolamento, un disciplinare che, nell'ambito del quale vengano illustrati, vengano definiti questi aspetti caratterizzanti gli acquisti sotto soglia, e in particolare l'affidamento diretto. Quindi, se poi fatti i controlli a campione, quella una o più dichiarazioni non dovessero risultare confermate dal controllo d'ufficio, occorre, come sapete, attivare un contraddittorio con l'operatore, attendere la relazione giustificativa e eventualmente continuare un dialogo con l'operatore economico per meglio, ovviamente, definire il possesso o meno di determinati requisiti, ma in caso chiaramente negativo, quindi in assenza di requisito, occorre procedere sicuramente alla risoluzione del contratto, all'escussione di un'eventuale garanzia definitiva. Bisogna segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione l'accaduto e, se chiaramente avete anche un elenco, lo potreste addirittura cancellare, sospenderlo da quell'elenco. Va bene? Inoltre, andrebbe anche, secondo me, segnalato l'accaduto al gestore della piattaforma, ovvero della centrale di committenza, la cui strumentazione, la cui piattaforma è stata utilizzata per l'affidamento. Per quanto riguarda i termini, vedete, vi ho riportato lo schemino dell'allegato 1.3. La differenza viene fatta in base alla procedura, ma con differenza tra OEPV e minor prezzo, che il legislatore si rende conto che la fase di valutazione delle offerte tecniche e quindi tutto ciò che ne deriva anche in sede di verifica di anomalia, sicuramente è più complessa. Altro aspetto da attenzionare è l'imposta di bollo. Come vedete, il riferimento in questo caso è all'allegato 1.4. Vi è più che l'assolvimento dell'imposta di bollo, è il pagamento sostitutivo dell'imposta di bollo. Nel nuovo codice abbiamo una franchigia, l'infra 40.000, quindi ancora una volta vedete una caratteristica a vantaggio sì dell'affidamento diretto, ma per bassi importi. L'affidamento diretto infra 140 per beni e servizi e infra 150.000 per lavori. Andiamo a vedere un altro qualche aspetto di discontinuità sempre sull'imposta di bollo tra vecchio e nuovo codice. Sicuramente ci riferiamo al contratto che deve essere sottoscritto in forma scritta, deve essere scritto in modalità digitale a pena di nullità dello stesso. E questi sono degli elementi, bene o male, che sono presenti nel 163 codice dell'ISE, regolamento di attuazione 207, sono presenti nell'articolo 32 del codice 50 e sono tuttora presenti anche nel codice 36/2023. E la Cassazione chiaramente ha già confermato nel 2016 l'obbligo della forma scritta ab substantiam. Altro passaggio in più.
L'imposta di bollo va pagato anche se stiamo nell'ambito di una gestione telematica degli affidamenti. Non è possibile pagare la misura forfettaria, quindi attualmente fino al 30 giugno dobbiamo fare attenzione al numero di pagine, o meglio di righe uso bollo, perché la possibilità di pagare misura forfettaria è riconosciuta soltanto per legge, i contratti soggetti a registrazioni, ovvero vedete l'istanza online, la legge del 2013. La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate che troverà applicazione per le procedure fino al 30 giugno 2023 è abbastanza chiara. In fase di gara occorre vedere soltanto se la procedura ha un'istanza di partecipazione. La procedura aperta e ristretta hanno la domanda di partecipazione, quindi ci vuole l'imposta di bollo, mentre la negoziata non c'ha un'istanza, ma siete voi, stazioni appaltanti, che invitate gli operatori economici, quindi niente bollo. Il bollo quindi si sposta per tutte le procedure invece nell'ambito del contratto e non c'è differenza, e questo lo precisa un altro intervento dell'Agenzia delle Entrate, se il contratto viene stipulato, chiaramente stiamo parlando delle procedure sotto soglia, negoziati, affidamento diretto, tramite scrittura privata o scambio di corrispondenza. In entrambi i casi l'Agenzia delle Entrate è precisa su questo, va sempre applicata l'imposta di bollo. Perché? Perché la deroga prevista dall'articolo 24,2 del DPR 642-72, l'allegato tariffa parte prima, lascia l'obbligo dell'assolvimento dell'imposta di bollo ogni qualvolta è prevista, chiaramente dal codice civile, la forma scritta. A pena di nullità. La norma di riferimento del codice civile 1350, vengono tipizzate alcune ipotesi, ma poi c'è una norma aperta. Ogni qualvolta una legge prevede la forma scritta ab substantiam. E in questo caso abbiamo, sia nel vecchio codice che nel nuovo, articolo 18, tale riferimento. Fino al 30 giugno, questa è la fotografia di quali sono gli atti che sono sottoposti ad imposta di bollo, quindi abbiamo il capitolato, l'elenco prezzi, il cronoprogramma, in caso d'uso, quindi solo in caso di contenzioso. Io le offerte presentate non vanno chiaramente assoggettate a bollo se non quella dell'aggiudicatario. Articolo 18, vedete le varie fasce di importo, quindi sono degli scaglioni. Man mano che sale l'importo del contratto, sale anche, aumenta anche l'imposta. Infra 40.000 esente. Non c'è però, ricordiamocelo, più il problema dell'assolvimento dell'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione. Perché l'articolo 18 cosa prevede? Il pagamento una tantum in base all'importo complessivo, ma parla di appaltatore, quindi soltanto il soggetto col quale andremo a stipulare il contratto. Particolarità. Ve la segnalo anche quando fate le adesioni alle convenzioni Consip, secondo un intervento, una risposta dall'Agenzia delle Entrate nel maggio 2021, dovete chiedere all'operatore economico che ha vinto la convenzione Consip di assolvere all'imposta di bollo. Come si paga il bollo? Abbiamo il contrassegno telematico, la possibilità di effettuare il pagamento tramite bollo virtuale o attraverso il modello F23. L'F24 invece non è consentito in quanto non ha la possibilità di inserire all'interno del modello, così come invece compare nel modello F23, che vi ho riportato in maniera schematica, la possibilità di indicare un estremo, cioè un riferimento puntuale alla procedura, o meglio al contratto che stiamo per stipulare. Vi ricordo l'esonero sempre che rimane alle cooperative sociali, e la possibilità per gli operatori economici stranieri di utilizzare il bonifico. Per le amministrazioni chiaramente più evolute, poi c'è la possibilità, spiegata nelle slide successive, di attivare il servizio chiocciola.bollo, cioè la possibilità per l'operatore economico di accedere al vostro sito, anche il profilo di committenza e poter man mano seguire l'ipotesi 1 o come sapete l'ipotesi 2, cioè se riuscite direttamente a creare il collegamento con gli intermediari convenzionati o meno.
Ultimo aspetto che andiamo velocemente a definire, l'esecuzione anticipata previa verifica dei requisiti. È chiaro che la deroga è rappresentata sempre per gli affidamenti diretti infra 40.000, per i quali esiste la dichiarazione. Abbiamo poi un altro istituto, termine stipula contratto dalla data di aggiudicazione, lo standstill period, in questo caso non esiste. La forma scritta in modalità telematica, vedete, l'abbiamo detto prima, è sempre presente. L'imposta di bollo per l'infra 40.000 abbiamo l'esonero. Il certificato di regolare esecuzione a posto del certificato di collaudo. La pubblicazione dei bando a livello nazionale, chiaramente non sulla Guri, perché stiamo parlando di affidamento diretto e negoziata semplificata. Scompare l'obbligo di pubblicare sul proprio sito l'avviso di avvio della procedura. Il risultato della procedura, come vedete, è presente e in linea di continuità con la precedente normativa, per la procedura negoziata semplificata abbiamo anche l'obbligo di indicare i suoi soggetti invitati. Scorro velocemente qualche domanda. La prima domanda era sul divieto di sorteggio e ne abbiamo parlato, quindi le procedure negoziate semplificate sono caratterizzate dall'individuazione, chiaramente se volete individuare, perché sennò potreste fare procedure di tipo aperto, criteri oggettivi vuol dire che sono strettamente legati alla categoria, alla prestazione che state effettuando. Cosa si intende principio della fiducia? L'abbiamo detto, fiducia reciproca tra stazione appaltante e operatore economico. Accesso al mercato per operatore economico, anche startup senza esperienza, non è incoerente con altre indicazioni? A volte il legislatore fa dei bilanciamenti, ovviamente, tra vari interessi. E le deroghe al sistema, così come anche per le startup, è proprio per dare maggiore enfasi, ma a determinati soggetti, a determinate realtà. Quello che forse potrebbe sembrare a noi così un poco fuori dai classici binari, diciamo che in altri paesi è stato già sperimentato e la relazione viene in non pochi punti data evidenza di questo aspetto. Alcune scelte vengono adottate dal legislatore italiano guardando esperienze analoghe negli altri paesi. Come coniugare assenza di interesse transfrontaliero con affidamenti diretto per importi assai contenuti? Quanto più l'importo sarà basso, sicuramente potete affermare tranquillamente che per quell'affidamento chiaramente non c'è l'interesse transfrontaliero. Al di là che per questo importo vi renderete conto che contenzioso non può assolutamente esistere. Precisare la stazione appaltante debba dotarsi di piattaforma di acquisto autonoma se possa comunque fare uso del solo MEPA. Allora, sicuramente la piattaforma MEPA, cioè il MEPA che sta all'interno della piattaforma acquisti in rete, è una piattaforma chiaramente che può essere comodamente utilizzata dalla stazione appaltante. Sarà ovviamente compito del gestore della piattaforma acquisti in rete, in questo caso Consip, allineare la procedura, allineare la piattaforma in modo tale che dal 1 gennaio 2024 anche la piattaforma acquisti in rete, quindi anche il MEPA, abbia tutte le caratteristiche, tutte quelle funzionalità previste dal codice dei contratti. In presenza, in relazione alla qualificazione delle stazioni appaltanti, si chiede in presenza di un accordo quadro convenzione Unione dei Comuni, in presenza di un accordo, chi materialmente effettua di tre la registrazione e conseguentemente otterrà la qualificazione. Allora, la qualificazione la si ottiene ovviamente se io faccio la procedura di gara, non chiaramente se aderisco non se aderisco invece ad uno strumento di centralizzazione. Se poi più enti fanno un'unione, se più comuni realizzano l'unione di comuni, chiaramente sarà la centrale dell'unione di comuni, quindi quel soggetto, quel centro di costo che avrà la qualificazione. La risposta chiaramente molto operativa la troverà il dottore nel momento in cui esce il modulo online
ha aggiornato, è lì che sicuramente potrà valutare, anche eventualmente facendo delle simulazioni, su qual è il centro di costo chiaramente da registrare quello che effettivamente avrà la qualificazione. Direttamente e autonomamente. Direttamente vuol dire che non c'è la necessità di aggregare, non c'è l'obbligo di andare verso strumenti di negoziazione. Posso procedere autonomamente, direttamente, quindi senza la centralizzazione e l'aggregazione. Poi l'utilizzo degli strumenti digitali tipo BIM rientra nei requisiti della qualificazione. Qualificazione sono degli elementi premianti. Gli uffici territoriali del MIT, essendo il MIT qualificato di diritto, hanno in automatico il terzo livello di qualificazione. Lì anche qui farei una verifica puntuale. Questo perché? Perché dalla lettura degli articoli 62 e 63 il legislatore ha voluto anche fare un passaggio su quelle stazioni appaltanti che hanno più strutture anche di livello territoriale. E lì è precisato, la stazione appaltante deve stabilire, deve verificare la qualificazione per ciascuna struttura. Chiaro che il testo legislativo non fornisce ulteriori indicazioni, quindi se di fatto gli uffici territoriali hanno un proprio soggetto ausa, vuol dire che dovranno registrarsi autonomamente e qualificarsi autonomamente. La partita penso che si giochi non tra MIT centrale e uffici territoriali, ma all'interno di ogni stazione appaltante, se prevedere più o meno centri di costo, quindi se unire tutte le energie in un unico centro di costo, con chiaramente come se fosse un'unica stazione appaltante, quindi unire sinergicamente le risorse, quindi i punti di premialità, oppure invece tenere tanti centri di costo. Ricapitolando, si utilizzerà ancora il MEPA per affidamenti sotto soglia? E questo non c'è dubbio. Chi si è iscritto ad AUSA da molto tempo, prima dell'emanazione della delibera ANAC 441-2022, che deve fare? Deve ripresentare la domanda il 1 luglio 2023. La risposta è sì, dal 1 luglio, tranne per le amministrazioni, quelle ope legis che di diritto rientrano, tutte le stazioni appaltanti devono fare la domanda. L'ANAC, anche nei vari comunicati, nelle interviste del presidente, ha anche anticipato che sarà un sistema molto automatico, quindi compilando la schermata sarà subito possibile ricevere la qualificazione. Per gli affidamenti diretto importo tra 40 e 140 mila, se viene meno l'obbligo di inserimento nella programmazione, viene meno anche l'obbligo di ottenimento del codice unico di progetto. Allora sicuramente ai fini della programmazione non c'è questo inserimento, quindi non c'è necessità di avere il codice. Per l'anomalia sotto soglia si ritorna al passato? Sì, a volte è vero. Sembra che si ritorni al passato perché? Perché nelle varie fasi storiche i vari decreti correttivi avevano addirittura previsto 5 metodi e l'ultimo metodo, quello della lettera E, addirittura prevedeva un sorteggio per l'individuazione di un coefficiente da inserire nella formula. Sì, alla fine sembra che ci sforziamo tanto a inventare cose nuove, ma si ritorna al passato. Invitando a presentare preventivo tutti gli operatori in elenco per una data di categoria, si può derogare al principio di rotazione in caso di affidamento diretto? Allora, bella domanda. Tenete presente che il legislatore ha previsto questa deroga soltanto invitando tutti coloro che hanno risposto ad un avviso di manifestazione pubblica. Non ha previsto questo passaggio se io invito tutti gli operatori di un elenco. Questo aspetto è rimasto, come sapete, critico anche nell'attuale codice 50-2016, riscontrando a livello di giurisprudenza due nette posizioni da parte dello stesso Consiglio di Stato. Parte
Parte del Consiglio di Stato ha ritenuto che invitare tutti in un elenco non sia sufficiente perché non si apre la procedura al mercato, quindi non tutti possono prendere parte. Altra parte del Consiglio di Stato invece ha ritenuto che invitando tutti, ovviamente, si poteva derogare al principio di rotazione. Questo perché ovviamente nel momento in cui invito tutti quelli del mio elenco, in base all'attuale codice, non potendo invitare anche gli invitati che non hanno vinto, non potrei più utilizzare. Allora, mi prendo altri 2 minuti, Eccoci. posto, dottoressa? Oppure abbiamo già Sì. giusto 1 minuto, 2 minuti e rispondo a qualche altra Sì, domanda. prego, prego, prego. Non mi è chiaro come scegliere l'operatore di ricerca libera su internet o avviso. Allora, nell'affidamento diretto, io posso scegliere su internet, fare un avviso, selezionarli da un elenco. Se invece mi sposto ad una procedura negoziata, e chiaramente la mia scelta è imposta per importo oppure per autovincolo, la ricerca libera, quella non la posso fare. In linea di continuità, ripeto, con quanto previsto dalle linee 4, numero 2018. La deroga con indagine aperta al mercato senza limitazioni ritiene che possa essere applicata anche ad affidamenti diretti? La risposta è sì, per un semplice fatto: il legislatore si preoccupa per le lettere C di precisarlo perché è solo per le lettere C di prevista l'obbligo di utilizzare l'avviso, mentre l'avviso testualmente, come vedete, non è indicato come binario ordinario per le ipotesi A e B. Accurata esecuzione del precedente contratto ai fini della deroga del principio di rotazione, che cosa ne si intende? Che sicuramente non ci devono essere contestazioni, non ci devono essere delle applicazioni di penali oggettive, anche perché stiamo parlando di che cosa? La stazione appaltante deve confermare o meno l'operatore uscente, ma se non mi sono trovato bene, è chiaro che io non lo admetterò. L'articolo 50,1 non è in contrasto con il principio di mercato? È chiaramente un bilanciamento. Il principio di mercato vuol dire sicuramente allargare alla concorrenza. Allargare la concorrenza però viene sempre in capo al RUP, l'obbligo di trovare un ottimo bilanciamento. E prima dell'articolo 3, principio del mercato, abbiamo l'articolo 1, che è quello del risultato. Io non posso per una gara di 1000 euro invitare 300 operatori. Aprirei al mercato, ma non raggiungerei il risultato. Allora, ce ne sono ancora tante, vediamo un poco. Ricordo che, come ricordo anche a tutti i partecipanti, che eventualmente, insomma, visto le domande sono tante, gireremo la chat al dottor Sorrentino, così potrà rispondere a tutte le domande, diciamo, in evase, e pubblicheremo il prima possibile, insomma, nei prossimi giorni, e le risposte, il file proprio con le risposte del dottor Sorrentino a tutte le domande, insieme alle slide e alla registrazione. Al link insomma posto in chat, dove appunto troverete tutti i materiali del webinar, quindi insomma non vi preoccupate. E ringrazio ancora appunto il dottor Sorrentino per questa lezione interessantissima, attuale e chiarissima, tutti i partecipanti per l'interesse dimostrato, la partecipazione attiva. E vi ricordo, ne approfitto per ricordarvi il prossimo appuntamento a 16 maggio, alle ore 10, in materia di controlli pubblici, per il webinar in materia di controlli pubblici sulle imprese. Quindi grazie ancora, grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Grazie e buon lavoro. Grazie. Salve. A lei, grazie. Buona